agghiacciante mistero che dura da più di mezzo secolo. Un mistero a cui sembra impossibile poter dare una risposta certa, in quanto potrebbe provocare un terremoto nelle alte sfere dei servizi segreti americani. Roberto Molinaro presenta un'inchiesta inquietante che riguarda gli esperimenti sul controllo della mente. Su M2O Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. For me, but always the end. For me, but always the end. Stati Uniti d'America, che nel XX secolo hanno sempre più consolidato il proprio ruolo di leader, ci sono molti punti oscuri che, secondo tante testimonianze, nasconderebbero scottanti verità. Verità che, se venissero rese pubbliche, potrebbero creare un vero e proprio scandalo internazionale. Real Trust oggi racconta un'inchiesta che riguarda un caso top secret, del quale per molti anni non si è saputo nulla. Anche se negli ambienti della CIA ha sempre costituito un argomento di discussione. Quel segreto di Stato si chiama Progetto MK-Ultra. MK-Ultra.
K Ultra, secondo molti, non è mai esistito. Ma ci sono delle prove abbastanza credibili che dimostrerebbero, invece, che non si tratta di pure fantasie per screditare la CIA. Oggi racconteremo perciò, in particolare, i fatti clamorosi emersi in seguito alle indagini fatte dalla Rockefeller Commission. Una commissione d'inchiesta che ha fatto tremare le più alte cariche pubbliche del governo degli Stati Uniti. Una storia vera, 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 vera. A tempo di Roberto Molinaro. Secondo molti non potrebbe essere rivelata all'opinione pubblica, è il fatto che si tratterebbe di un lavoro segreto svolto da una staffa di scienziati all'inizio degli anni 50 in una segretissima località americana. A differenza dei vari esperimenti che sono stati portati avanti dagli innumerevoli ricercatori finanziati dalla Casa Bianca, il progetto MK Ultra costituirebbe un caso gravissimo. Finanziati dalla Casa Bianca. Non terrebbe in conto, infatti, nessun tipo di rispetto nei confronti dei diritti umani. MK Ultra, secondo la Rockefeller Commission, era il nome di identificazione non di un unico esperimento fatto su delle caviglie umane, ma di una serie di applicazioni utili a realizzare una missione che potrebbe essere perfetta per scrivere un romanzo di fantascienza.
in quei laboratori segretissimi si lavorava con delle sostanze nocive per l'uomo, senza le quali però non sarebbe mai stato possibile portare a termine con successo l'agghiacciante progetto. L'agghiacciante progetto. Progetto MK Ultra continua dopo la pubblicità. A tempo di Roberto Molinaro. You show me there's something more to us than the same old thing, no usual affair. I will never dream of your love till you take me there, till you take me there. Bye.
progetto MK Ultra consisterebbe nel controllo mentale di individui ridotti ad essere come delle macchine, comandate a distanza dal volere di uno staff di medici. Questo inquietante progetto sarebbe avvenuto tramite dei trattamenti basati sulla somministrazione alle cavie di allucinogeni come l'LSD, l'ipnosi e vari messaggi subliminali ripetuti per giorni interi, portando quindi la mente di un individuo a non essere più in grado di poter ragionare in modo libero. Realtà che sarebbe alla base del progetto MK Ultra, fondato sulle violenze fisiche e psicologiche praticate su delle cavie umane, venne alla luce soltanto nel 1977, quando secondo alcune tesi quelle folli applicazioni scientifiche erano in atto già da oltre 20 anni. Significava che se il progetto MK Ultra era realmente esistito, da qualche parte c'erano ancora degli individui in vita che avrebbero potuto dimostrare che l'intera faccenda era realmente accaduta. Una storia vera, vera, vera. Thank you.
Non è un caso se soltanto nel 1977 si iniziò confusamente a parlare del misterioso e terrificante progetto MK-Ultra. In quell'anno, negli Stati Uniti, entrò in vigore la legge sulla libertà di informazione. Questo provvedimento dava ai cronisti la possibilità di rivelare anche le più segrete verità che avrebbero potuto colpire anche l'uomo più potente d'America. Proprio in quell'anno venne pubblicata sui giornali la sconvolgente notizia che la CIA sarebbe stata direttamente coinvolta nel progetto MK-Ultra. Non si fecero attendere le smentite e le querele da parte dei servizi segreti americani in seguito alla gravissima accusa rivolta da qualche cronista di aver avuto un ruolo principale nell'applicazione del progetto MK-Ultra. Quelle tesi accusatorie non sembravano però essere dettate solo dall'immaginazione di alcuni reporter. Ciò che più sconvolse l'opinione pubblica fu la constatazione che nessun altro corpo, se non la CIA, avrebbe desiderato di creare degli individui inconsapevoli, pronti ad entrare in azione per compiere missioni altrimenti impossibili. Una storia vera, 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 vera. Il progetto MK-Ultra, un segreto di Stato. A tempo di Roberto Molinaro. We'll be right back.
il progetto MK Ultra, un segreto di Stato. Un programma di Roberto Molinaro. Per fare luce sul mistero del progetto MK Ultra, la Rockefeller Commission pubblicò un documento ufficiale nel quale erano riportate delle confessioni roventi. Secondo quel testo, il direttore della CIA avrebbe rivelato che oltre 30 centri di studio, tra università e altre istituzioni scientifiche, erano coinvolti in un programma intensivo di test che prevedevano la somministrazione di droghe su dei cittadini non consenzienti. Droghe. Quelle parole non potevano far pensare ad altro se non al progetto MK Ultra. Il progetto MK Ultra sarebbe stato ordinato dal direttore della CIA Allen Dulles, che nell'aprile del 1953, in un'epoca in cui era sempre più accesa la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, intendeva contrastare gli studi russi sul cosiddetto mind control, ovvero il controllo a distanza della psiche di una persona. Avallando questa ipotesi, si potrebbe anche interpretare il progetto MK Ultra in una chiave di lettura politica nella stagione della Guerra Fredda. Anche questa pista, comunque, insieme a tante altre, rappresenta un mistero. Le della CIA riguardo all'ipotetico coinvolgimento nella realizzazione del progetto MK Ultra erano sempre caratterizzate da un interrogativo che l'agenzia rivolgeva all'opinione pubblica. La domanda riguardava proprio l'utilità che avrebbe potuto trarre la CIA dal gestire personalità a distanza, quando invece doveva disporre non di lavativi, ma necessariamente di agenti segreti sceltissimi, non di lavativi, capaci di portare a termine complicatissime missioni top secret. Una storia vera, 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 vera. Il progetto vera. MK Ultra, vera. Un segreto di Stato. Vera. A tempo di Roberto Molinaro. It's time that you come. Just a game, it's time for you to come, come to me, no time to run, I'm tired of testing you, come to me, let's get right, don't you run, don't you hide, come to me, I need a ride, get size, shoes off your feet, come to me. Everybody,
just a game. It's time for you to come. Come to me, no time to run. I'm tight. Come to me. Don't you come to me. Get size, shoes off your feet. Come to me and feel the heat. There is no need to wear the skirt. Come to me, don't be a flirt. Now you land safe and sound. Come to me, say what I found. Every bite, it does like that. Come to me, my pussy cat. Riguardante il progetto MK Ultra, come tutte le inchieste che sembrano non in grado di rivelare inconfutabili verità, iniziò lentamente a sgonfiarsi finché scomparve del tutto dalle pagine dei giornali. L'impossibilità di procedere con le indagini era dovuta al fatto che nel 1964 l'allora direttore della CIA, Richard Helms, pare abbia fatto distruggere tutti i documenti riguardanti il progetto MK Ultra. Intanto però, proprio in quell'anno, a quegli esperimenti scientifici, secondo alcune indagini, venne dato un nuovo nome. Il progetto MK Search non era meno terrorizzante. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Ed MK Search sarebbero stati due progetti scientifici strettamente collegati. Se il primo era volto a determinare il controllo sulla psiche di un soggetto, il secondo era utilizzato per rendere un individuo del tutto incapace di mentire su una qualsiasi domanda gli veniva rivolta. Il progetto MK Search era anche noto come il siero della verità. Al centro di questo esperimento c'era lo studio di una sostanza che, somministrata in giuste dosi, avrebbe assicurato di estrapolare una verità da qualsiasi prigioniero di guerra o spia catturata. We'll be right back.
progetto MK Ultra. Un segreto di Stato. La CIA avrebbe utilizzato il siero della verità durante gli interrogatori fatti agli esponenti del KGB arrestati durante la Guerra Fredda. Agli uomini dei servizi segreti sovietici sarebbero state fatte domande precise su alcuni segreti del Cremlino, a cui in una condizione psicologica normale non avrebbero accettato di rispondere nemmeno sotto tortura. Ancora una volta, però, le prove per dimostrare una simile e inquietante realtà non sarebbero state trovate, e quindi l'intera accusa decade. Ma ecco che viene alla luce il caso Olson, un agente della CIA, la cui scomparsa quasi sicuramente sarebbe legata a quei misteriosi esperimenti.
La storia dell'agente della CIA Frank Olson sembra rappresentare in modo lampante la conferma del coinvolgimento dei servizi segreti americani sia nel progetto MK-Ultra che nel progetto MK-Surge. Il dottor Olson, un chimico, aveva fatto dei viaggi in Europa negli anni 50, durante i quali aveva assistito a degli strani esperimenti su cavie umane, restando traumatizzato. Inoltre, pare che a quei progetti abbia partecipato come consulente della CIA anche il professor Kurt Blom, ex gerarca medico del regime nazista, tristemente noto per i suoi spietati esperimenti nei campi di concentramento di Dachau. Sta di fatto che il dottor Olson venne trovato senza vita in circostanze ancora oggi poco chiare. Il sospetto di molti è che l'agente sia stato assassinato perché era venuto a conoscenza di verità troppo scottanti. Questa circostanza, però, non è mai stata verificata. Real Trust, Real Trust, una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Ormai da decenni, di tanto in tanto, si torna a parlare del progetto MK-Ultra e degli esperimenti sul siero della verità che, riguardando il controllo sulla psiche umana e mettendo sotto accusa la CIA, rappresentano discorsi scottanti, capaci di creare scandali tanto sconvolgenti da far cadere persino un governo. Per molti, però, quegli esperimenti non sarebbero altro che un modo diabolico ed efficace per screditare i servizi segreti americani agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Volendo accertare come credibile anche questa ipotesi, resta comunque da chiarire il perché della misteriosa morte dell'agente e chimico della CIA Frank Olson e anche di chi stava per rivelare tutta la verità riguardo a quell'incredibile scomparsa. Una storia vera, vera, vera. Thank you.
famiglia del dottor Frank Olson, a distanza di molti anni, volle aprire una procedura legale per accertare le responsabilità riguardo alla morte dell'ex agente della CIA. Era il 1996 quando venne convocato a testimoniare per quel caso anche William Colby, ex direttore della CIA che in diverse circostanze si era mostrato pronto a rivelare delle verità fino a quel momento nascoste. Colby, però, venne trovato senza vita. Una sera aveva lasciato una cena a metà per andare improvvisamente a fare una passeggiata in canoa. Non tornò mai. I can see my baby swinging. His parliament's on fire and his hands are up on the balcony and I'm singing. Ooh, baby, I'm in love. I can see my sweet boy swinging. He's crazy, cubano como yo. MKUltra e gli esperimenti sul siero della verità ancora oggi destano stupore. Molti, legittimamente, continuano a non credere che la CIA non sia affatto coinvolta nel caso. Real Trust, raccogliendo le denunce della Rockefeller Commission che ha indagato sul caso e altri interrogativi, ha raccontato questa storia per portare all'attenzione un mistero che ancora oggi sembra essere custodito gelosamente, come un segreto di Stato. Torna domenica prossima alle 9 di sera su M2O.